vi dico grazie, perché essere un martedì mattina, inizio settembre, in orario lavorativo, qua così in tanti, non siete voi che dovete dire grazie a me, sono io che dico grazie a ciascuno di voi per la presenza, per l'affetto, per la fiducia. Non è un mojito, eh? È un gincola. No, scherzi a parte. Abbiamo parlato adesso con gli operai della municipalizzata dei rifiuti di Savona, che sono vittime delle pessime amministrazioni del passato, a cui abbiamo dato la parola che come Lega e come amministrazione comunale ci impegniamo e ci impegneremo perché non venga perso un solo posto di lavoro, perché in questo momento il lavoro è sacro. Quelli là non lo capiscono, ma in questo momento il lavoro è sacro e non si tocca il lavoro. Vale anche per i portuali di Savona, e io vi do la mia parola che mentre nei prossimi mesi il PD, perché questo ha chiesto l'Europa, proverà ad azzerare quota 100 e a tornare alla legge Fornero, noi faremo la guerra dentro e fuori il Parlamento perché non si torni alla legge Fornero. Una legge sbagliata, una legge infame. Dopo 40 anni stare al porto, in cantiere, in fabbrica, in ospedale, a scuola, in negozio, non è giusto, non è sano, non è morale, non è corretto. L'obiettivo era e rimane quota 41. Dopo 41 anni di lavoro, la pensione non è un privilegio, ma è un sacrosanto diritto acquisito alla faccia della Fornero e di chi la pensa come lei. Questo, sulle pensioni noi non molleremo di un centimetro. Lo accennava Edoardo, la scuola. Oggi è il primo di settembre. Io, da papà, come voi, qua ci sono studenti, insegnanti, mamme, papà, ma vi pare normale che l'Italia sia l'unico paese europeo, l'unico, in tutta Europa le scuole sono già riaperte da tempo o stanno riaprendo tranquillamente? In Italia noi non sappiamo a che ora si entra, a che ora si esce, dove si mangia, se si può prendere lo scuolabus, cosa succede se un bimbo viene trovato 37 e mezzo, se la Azzolina non è capace si dimetta e cambi mestiere, non ne possiamo più. Perché poi se la scuola non funziona ci vengono su ragazzi come quelli là. Quindi questi sono i figli dell'Azzolina, hanno bisogno di un banco con le rotelle per andare sul lungomare a Savona. Ale, quindi scuola, tasse, pensioni e sull'immigrazione è di adesso la notizia, non so se qualche telegiornale ne parlerà, stanno arrivando a Palermo altri 353 clandestini, altri 300 a bordo di quella nave, la Sea-Watch, gestito da tal Carola. Ora, se qualcuno a Savona ama i clandestini, portateli a casa vostra e pagateveli voi. Pagateveli voi. Paga. Paga. Bonfice, paga te. Abelino, paga te. Ne abbiamo anche troppi. Prima vengono gli italiani in difficoltà. Prima vengono gli anziani, i disabili, i genitori separati, se poi avanza qualcosa arrivano gli altri. Prima gli italiani, poi il resto del mondo. Questo è. E lo diceva Edoardo, io sabato 3 ottobre faccio una roba nuova, però nella vita bisogna provare anche le robe nuove. Sabato 3 ottobre vado in tribunale a Catania, che per me è comodo da casa, e ci metto due minuti, vado in tribunale a Catania per rispondere di sequestro di persona, aggravato e continuato, fino a 15 anni di carcere, pena prevista. Vi dico due cose. Uno, se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee, o non valgono niente le sue idee,
o non vale niente lui. Se devo andare in galera per aver difeso il mio paese, vado in galera a testa alta. Vado in galera a testa alta. Anche perché di solito i politici di sinistra vanno in galera perché rubano. Se io vado in galera perché ho difeso il mio paese, ci andrò a testa alta, con orgoglio. Anzi, dirò di più, siccome in Regione Liguria fra 20 giorni vinciamo, perché le stanno provando tutte, vi dico sottovoce che questo è il segno che abbiamo vinto non solo politicamente, ma abbiamo già vinto anche culturalmente, perché io sono convinto che voi centinaia di savonesi, se ci fosse qua qualcuno di cui voi non condividete le idee, non sareste là a insultare, sareste a casa, in negozio, in ufficio, a passeggio. Avete perso, ragazzi, avete perso. Sono orgoglioso della nostra diversità, non dico superiorità, io non mi sento superiore a nessuno, ma della nostra diversità. La Liguria è terra di bellezze, di profumi, di lingue. Io vi chiedo di fare politica non solo votando Lega al 20, ma anche quando fate la spesa. È ora che gli italiani lascino sugli scaffali dei supermercati i prodotti che arrivano dal resto del mondo. Compriamo italiano, mangiamo italiano, beviamo italiano, consumiamo italiano. Il nostro pesce, il nostro olio, il nostro pesto, la nostra pasta. Basta comprare le schifezze dell'altra parte del mondo per aiutare i nostri agricoltori, i nostri pescatori. E se l'Europa decide che la dieta mediterranea fuorilegge, che l'olio ligure fa male, che il pesce in Liguria non si può pescare, motivo in più per dire ciao, ciao Europa, perché prima viene l'Italia. Il nostro mare, il nostro lavoro, la nostra gente, il nostro orgoglio, la nostra identità. Quindi, in bocca al lupo, io la voce la sto lasciando. Sabato ero in provincia di Bari, domenica ero nel Salento, ieri ho fatto Voghera, Vigevano, Saronno, Lecco, oggi la provincia di Savona, stasera Genova, domani mattina Rapallo, poi Valenza, in Piemonte, poi Brescia, poi Viadana, poi Mantova, tra tre giorni Trento, Bolzano, poi venerdì e sabato sarò a Verona, a Vicenza, a ringraziare il popolo veneto che ha dato l'ennesima dimostrazione di laboriosità, di velocità. Non si sono fermati nonostante la grandine, nonostante l'alluvione. Così come la Liguria, non solo Genova, ma l'intera comunità ligure ha sofferto 2 anni fa, ma dopo aver pianto, dopo aver pregato, senza chiedere niente a nessuno, rimboccandosi le maniche, ha fatto un miracolo che ha portato alto il nome della Liguria e dell'Italia nel mondo, ricostruendo in 1 anno e mezzo un ponte, azzerando burocrazia, tangenti, lungaggini e perdite di tempo. Grazie alla Liguria a nome di tutto il popolo italiano, per la dimostrazione di forza, di bravura, di fatica che avete dato. Ultima riflessione, per le regionali hanno già perso, si sono messi insieme PD e 5 Stelle, si insultavano fino al mese scorso, adesso fanno finta di andare d'accordo. E sapete questo accordo che risultato avrà? Che la Lega in Liguria non vincerà le elezioni, la Lega in Liguria stravincerà le elezioni, a casa da Savona e poi a casa Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti, la bella nuova, speranza, tutti.
ci metto l'anima, ci metto il cuore, con tutti i nostri difetti, con tutti i nostri errori. Stamattina abbiamo cominciato non a caso la visita in provincia di Savona da Cairo Montenotte, andando a portare il mio e penso il vostro ringraziamento alle donne e agli uomini in divisa della polizia penitenziaria, sempre viva le forze dell'ordine, perché fra le guardie e i ladri noi siamo sempre con le guardie e i ladri li lasciamo da qualche altra parte. Quindi in bocca al lupo, buona vita, vedo ragazze, vedo ragazzi, vedo mamme, vedo papà, non vedo genitori 1 e genitori 2, vedo mamme e vedo papà, vedo bimbi e vedo bimbe. Quindi conto su di voi e vi chiedo solo questa cosa. Ragazzi, Oscar Wilde, quel genio di Oscar Wilde, l'ha insegnato e l'ha lasciato scritto: mai mettersi a litigare con un idiota. Perché prima ti trascina sul tuo campo e poi ti batte con l'esperienza. Quindi lasciamo, è inutile. Se da una parte rimangono rabbia, insulti, gelosia e invidia, noi rispondiamo col sorriso, col lavoro e con la Liguria bella delle donne e degli uomini liberi. Viva l'Italia, viva la Liguria, viva la Lega e viva la libertà. Grazie di cuore.